Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di Sua Maestà George Martin. Non lo so, mannaggia, non è Stannis, no, è di George Martin. Perché nasce questo canale? Mi potrebbe essere chiesto. Già conosciamo la storia di Westeros, mi potreste dire? No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla. Oggi è eh, nuova rubrica in attesa dell'uscita della nuova serie di House of the Dragon eh, Come ho deciso di prepararci a questo, a questo eventone che stiamo tutti aspettando Ho deciso che eh, l'avremo aspettata insieme facendo un rewatch eh, di, di House of the Dragon Season 1 Uscirà una, una puntata più o meno ogni tre settimane dove appunto guarderemo insieme eh, magari i pezzi più carini e commenteremo la bellezzitudine di, di, questa, di, di questa serie. Vi vorrei inoltre presentare il mio nuovo piccolino che è il mio nuovo iPad sulla quale anche sto pure editando quindi non devo più aspettare la notte lunga e piena di terrore per, per, per editare quindi c'è stato un upgrade quindi eh, senza alcun indugio cominciamo con la prima puntata di House of the Dragon, gli eredi del drago. Allora intanto posso già dire che cioè, come si apre è già bellissimo. Mi piace un sacco quando si apre un fantasy e ti spiegano il setting uh, generale, appunto, cosa che in, in uh, A Game of Thrones non abbiamo visto, non so per quale motivo, che in realtà è il modo più semplice per far abituare lo spettatore a quello che tu stai vedendo e, e qui mi piace anche dire che non è perché tu già conosci il setting del trono di spade allora ti aiuta perché comunque mh, House of the Dragon si mh, intanto mh, si distriga con nomi che noi non abbiamo neanche mai sentito rispetto a come è nel libro dove vengono raccontate tante volte le gesta di altri personaggi ci sono questi nomi magari che suonano invece in Game of Thrones non ci sono mai stati effettivamente raccontati, non sappiamo chi sono i grandi cavalieri o i, i grandi di ogni casata. Uh, e invece qui insomma mi piace il fatto che um, c'è questo prologo che appunto ti setta già la storia perché uh, anche soltanto da questa scena qui possiamo uh, capire quale sarà il tema principale. Di tutta la serie, ossia la successione, non soltanto il concept della, della, della successione, ma anche eh, il problema maschio-femmina che va a succedere. Infatti, qui eh, appunto ci hanno fatto vedere con molta chiarezza che eh, Reggia Harris ha scelto, ha designato come suo ehm, successore il eh, nipote, non la figlia. Eh, quindi Biseris sale al trono e non Remis. E uh, questo sarà poi speculare a quello che vedremo invece succedere alla fine uh, della, de di questa puntata, e che poi sarà appunto il tema centrale di tutta la danza dei draghi. Oltre a questo mi piacerebbe mh, porre proprio l'attenzione sulla bellezza di Arrenan. <ride> Possiamo già vedere in questa semplice scena, um, già tutti questi, tutti questi dettagli, no? anche i vestiti delle comparse sono stupendi, sto volando altissimo. Visivamente, questa serie è stupenda. Ok, siamo a 172 anni prima della nascita di Daenerys. Bello, qua è bello perché riusciamo finalmente a vedere bene eh, a Prodo del Re. Cioè, così bella dall'alto non l'abbiamo mai vista, anche la grandezza della Red Keep. E un'altra cosa che mi piace un sacco è che si vedono le persone che stanno camminando tranquillamente mentre Rhaenyra e Syrax passano sopra di loro. Questo è bello perché ci fa intuire a noi come spettatori il fatto che le persone sono abituate ad avere i draghi intorno. Infatti, tanti, se non tutti, della casa Targaryen in questo momento hanno... Hanno e cavalcano un drago quindi giustamente le persone non sono poi così sorprese. È un bel tocco questo per darci una fotografia di come si vive in questo momento che è molto diversa rispetto al eh, periodo del trono di spade. Una cosa che amo già è il fatto che si vede anche soltanto da come Cyrax è arrivata, ehm, che la vediamo veramente per poco. però. Eh, già si vede la diversità eh, dei, dei draghi anche rispetto a quelli che abbiamo visto con, con Daenerys, e che è un'altra cosa bella di eh, House of the Dragon perché tutti i draghi che noi vediamo sono completamente diversi l'uno dall'altro. Anche questo è, è, è molto bello visivamente perché dà differenza oltre anche a caratterizzarti il drago comunque e infatti avevo parlato anche di questo aspetto della serie che mi è piaciuto nel video draghi vs metalupi scontro finale mi pare si chiama così se non l'avete visto potete, potete recuperarlo questa è una cosa che mi ha molto incuriosita quando l'ho vista venire insieme a Cyrax. sono arrivate alle dragon pit dovrebbero essere dove appunto tutti i draghi eh, venivano tenuti perché non li tengono in libertà in questo momento storico dei Targaryen insomma al trono. E una cosa che qui mi ha incuriosito che eh, non, non so se nel libro viene, viene detto appunto è ehm, questi guardiani delle, delle Piz che eh, mi ha stupito perché non sono Targaryen ovviamente ma credo stiano parlando in valiriano a Syrax e Syrax li segue tant'è che all'inizio sembra anche quasi che sia un po' agitata o comunque restia, ma invece poi quando cominciano a parlarle si calma e quindi insomma siccome non ci sono i sottotitoli eh, di quello che le dicono effettivamente, insomma mi ha incuriosito il fatto che eh, magari appunto questi, queste guardie studiavano per, per riuscire a, a tenere insomma i draghi sotto controllo perché penso li facessero anche nascere quindi è, è una cosa che mi ha incuriosito vedendo oh, qui belle, vediamo la, per la prima volta le due protagoniste di House of the Dragon che sono, io le amo entrambe, uh, Remira Targaryen che è la figlia di Viserys e Alicent Hightower um, rispetto al libro, Remira nella serie l'hanno fatto un po' più grande mentre che mi pare nel libro dovrebbe avere tipo 8 anni e Alicent in invece già una quindicina ma comunque questo cambiamento è un cambiamento che mi è piaciuto tantissimo per il fatto che le rende più vicine le rende più vicine e siccome sono amiche che poi diventeranno rivali eh, rende questa dinamica secondo me ancora più interessante perché hai un legame appunto un legame di amicizia un legame che poi può capitolare per rendere noi spettatori ancora più partecipi comunque perché saranno due ragazze che magari non è che si conoscevano tanto e che non hanno poi così tanto in comune perché, per quanto può essere giovane, una ragazza di 15 anni non ha, diciamo, niente da, eh, da condividere con una bambina di 8. Secondo me avrebbe mantenuto la distanza un po' troppo per, per noi spettatori per capire bene il, il loro rapporto. Invece, questo cambiamento mi è piaciuto tantissimo. Vedete? Che se fate i cambiamenti fatti bene, nessuno si arrabbia. Basta pensarci. E eh. qui, dal discorso che appunto vediamo con Emma, ehm, settiamo bene eh, le basi di che cosa è ehm, richiesto ad una donna, eh, soprattutto nobile a Westeros, ossia. Ehm, mettere al mondo eredi, mettere al mondo figli quindi eh, non importa quanto uno come Renira magari vorrebbe vedere il mondo no? essere più avventuriera eh, questa cosa nella società di Westeros non è, non è permessa e um, è bello secondo me che appunto c'è in questa, in questa ripresa hanno tenuto anche Alicent che si affronterà diciamo questo... Chiamiamolo destino, questo compito anche prima di, di Renira. Ora scusate, ma qui devo dirlo perché io, più vedrò questa serie, più farò, farò dei, dei paragoni con l'altra. Perdonatemi, ma è così. Cioè, qui io adoro che hanno, adesso che stanno parlando del bambino che dovrà nascere tra 15 giorni. E che c'è Viserys che lui è sicuro, si sente che eh, sarà maschio, ma giustamente il meister che gli dice: Ma non c'è modo per noi di sapere se effettivamente ehm, questo bambino sarà maschio oppure no, cioè non puoi prevederlo. Ora perché dico questo? Perché nella serie hanno fatto quell'enorme cavolata, secondo me, eh, della legittimazione di John, ma eh, sì, cioè per me è stata una cavolata. Soprattutto dicendo che lui è Egon, e con un documento scritto in cui già si decideva che, che il figlio di Regar, Regar Egon sarebbe stato il legittimo erede. Son cavolo. Che mi fa ridere, perché cioè sarebbe stato più accurato, cioè meglio, sarebbe stato meglio se in questo famoso documento avessero scritto: se è maschio, si chiamerà Egon, se è femmina, si chiamerà dico una cazzata bisegna. No? In entrambi i casi questo bambino che nascerà da Liana sarà il mio successore ed è legittimo. Ma no che tu già decidi che è maschio e <ride> che si chiamerà Egon. Cioè, nel, nel mondo di Asong of Ice and Fire, nel tempo di Westeros, non ha senso fare questa previsione. Per quanto tu puoi essere sicuro, non puoi scrivere un cazzo di foglio dove dici che tuo figlio maschio che si chiamerà Egon sarà legittimo. Soprattutto perché ci sono anche altre due cose. Intanto non sai se sto bambino effettivamente sopravviverà. Perché non è una certezza. Proprio quando nasce, dicono al parto. Due, regar stava combattendo sul Tridente, che cazzo ne sa? Cioè, quando ha avuto il tempo di scrivere? Cioè, ancora prima di... Cioè, una guerra dura. Quindi, non lo so, quel pezzo lì mi ha veramente tanto, tanto sconvolta. Non tanto per la legittimazione, che è ok, ma più che altro è proprio per sto documento, che non ho capito che genio gliel'ha fatto venire in mente. Cioè, ma come fai a pensare che è una cosa che ci può stare? Non lo fa nessuno, nessuno può prevederlo, il sesso del ragazzino. No, una cosa che mi piace un sacco è che, cioè, um, rispetto alla prima puntata del Trono di Spade, um, tu sembra che sei lì con loro e assisti, e da quello che loro dicono, piano piano tu hai informazioni, tipo Damon, Damon finora non è stato nominato, però che cosa fanno intelligentemente loro che scrivono? Fanno parlare nel discorso e dicono. A, riferito a Viserys, tuo fratello, e lui si gira verso la sedia mancante. Quindi tu ora ti aspetti che lui c'ha un fratello. Quindi poi dopo non è che c'è bisogno di voci fuori campo che ti fanno: Ma oh, quello è demon, il fratello di Viserys! Cioè, nel senso ti settano piano piano nei loro discorsi quello che poi andrà a succedere, appunto, anche qui c'è questa triarchia che poi. Se ne occuperà sempre dopo Demon mi pare. Um, quindi a tutti i discorsi che loro fanno, tu piano piano hai le informazioni, cioè non hai bisogno che te le gettino addosso. Piano piano ti riuscirai a um, ambientare in questo nuovo setting sì, e possiamo anche vedere già da subito che Reni è molto interessata quando parlano di Demon perché appunto la, la inquadrano spesso. Grazie, che gli hanno messo tutte queste spade intorno. Cioè sono mille spade santo cielo che è quel cosetto piccolo che non fa paura a nessuno. E poi è bellissima l'entrata in scena, secondo me, di Demon, appunto, seduto sul, sul trono che lui già si sente. Lui già si sente re, che dà già subito l'impressione della sua ambizione come personaggio, perché poi eh, Demon è un personaggio molto molto ambizioso molto molto anche controverso. E infatti sono molto curiosa di come andrà avanti adesso nella seconda serie. Bello perché vedete come aggiungono sempre, sempre più dettagli senza però sovrastarti, cioè tu segui. Infatti adesso tipo parlano di Dark Sister, che è questa spada di Valyria che adesso uh, ha uh, Demon ma che verrà poi perduta uh, nel tempo. Insomma, l'ultima ad averla, grazie cuora, la mia merenda. <ride> L'ultimo a usare Dark Sister è stato Brynden Rivers E la ringrazio <ride> eh, Ossia anche Bloodraven ehm, Che però una volta andato al di là della barriera Non si sa questa spada che fine ha fatto Uno dei misteri che... Che mi interessano di più solo secondo a eh, perché John eh, ha visto sotto eh, la gonna della setta. E vi siete persi il pezzo? Potete vedere la puntata della scorsa settimana ehm, con la rubrica Read With Me eh, del capitolo di John allora qui già, già si vede uh, la predilezione di Damon nei confronti di, di Rhaenyra io non sono proprio una grande fan delle, delle coppie incestuose quindi insomma <ride> non, è, non è proprio che questa coppia mi faccia, mi faccia proprio impazzire ma uh, mi piace un sacco la chimica che comunque hanno uh, Matt Smith e Millie Alcock mi piace un sacco infatti recitativamente parlando hanno un, proprio un'ottima un ottima chimica mi piace perché in House of the Dragon, secondo me, a mio parere, possiamo vedere personaggi veramente femministi e come si um, giostrano in un mondo che è maschilista, cosa che George Martin fa tantissimo nel libro e in modo molto differente rispetto a quella cosa stereotipata che hanno fatto nella serie e uh, anche fastidiosa, devo dire. Qui vediamo appunto uh, la condizione. Femminile. E qui giustamente Renira sa perfettamente che se la madre metterà al mondo un maschio, lei eh, come Renis comunque ehm, andrà dietro questo, questo, nuovo, questo nuovo bambino, a prescindere dall'età, che non è appunto una cosa giusta. E è interessante anche il fatto che stanno parlando di Dorn. Eh, Dorn, come sappiamo, ha ehm, un um, sistema. Di eh, successione molto differente rispetto a Westeros. Ma questo perché? E io mi scordo sempre di accendere queste cugine. Eh, quando Naimeria, che è la, la principessa di cui stanno parlando, ehm, arriva da Essos al, al, a Dorne e sposa un principe Dorniano, ehm, lei, essendo la principessa dei Roinar, la volta che poi ehm, Naimeria si sposa con questo principe di Dorn, Dorn assume molte delle usanze che avevano appunto questi Roenar, tra cui la successione eh, a prescindere dal sesso. Quindi, il primo figlio di eh, un, un reale, di un, di un lord, di, di un re, quello che sia, eh, ha comunque la successione. Infatti, eh, in A Song of Ice and Fire Arienne, la figlia di Doran, è la legittima erede eh, al trono di, di Dorn. E è bello che qui stanno parlando proprio di quello, perché hai eh, una principessa che è arrivata, ha portato le sue usanze e ancora tuttora eh, i loro eredi eh, passano di generazione, insomma, la, il potere al primo, al primo genito, invece Renira eh, qui se lo trova portato via, semplicemente perché? Semplicemente perché è una donna. Molto interessante. Eccolo. E anche qui. Cioè, vedete come inseriscono intelligentemente tutte le informazioni che ci servono? Cioè, vedi che Viserys ehm, ora è ferito in qualche modo e tranquillamente a un certo punto ti dice: State tranquilli che è soltanto un taglio dal, dato dall'Iron da, dall Throne. Che, per chi ha visto solo Game of Thrones, lo sapevate che se uno non è un re accettato dalla sedia, la sedia ti taglia? Io me l'ero scordato. Sono queste piccole informazioni che però sono utili per la storia, cioè ti fanno il contesto. Come hai fatto tu a non mettere signori la Game of Thrones? Come avete fatto a scordarvi di dire questa cosa importantissima? Effettivamente è una cosa che trovo interessante il fatto che mh, qui appunto stavano dicendo mh, del fatto che eh, Remira, se fosse femmina, la, la sorella già avrebbe scelto il nome, ossia che è disegna. Che credo che sia anche lo stesso nome che poi lei pure sceglie per sua figlia eh, dopo. Però anche lei nascerà morta. Um, però una cosa che effettivamente adesso stavano dicendo era il fatto che eh, dicendo questa visegna, um, Viseris dice: Questa famiglia ha già avuto la sua visegna, il che mi, eh, mi fa cioè, mi, mi, mi incuriosisce perché, perché comunque ogni famiglia. Ehm, soprattutto vediamo con i Targaryen che hanno nomi che si ripetono giustamente perché sono dinastici, anche gli Stark la fanno questa cosa. Ehm, mi incuriosisce che Bisenia non sia un nome dinastico. Ora, io con tutta la dinastia dei Targaryen non sono proprio eh, super, super eh, esperta. Quindi, in realtà, se eh, voi mi sapete dire se c'è un'altra Bisenia o perché secondo voi eh, non è un nome che effettivamente viene passato di generazione in generazione. Mi incuriosirebbe molto saperlo perché mi fa: mi fa, mi fa cioè è particolare che tipo Renice, per esempio, già ne abbiamo un'altra, quindi eh, sono curiosa di, di sapere come mai disegna invece è un nome che non usano più bella questa scena qui. Non solo appunto si vede la difficoltà che ha Emma di concepire altri figli dopo, eh, dopo Renira, Uh, ne ha persi cinque ci dice e giustamente dice questo qui lei si sente che sia l'ultimo anche um, perché a prescindere da poi penso anche un sentimento che lei sentiva uh, probabilmente per quello che poi andrà a succedere dopo ma anche perché effettivamente è estenuante cioè il corpo sottoposto a tutte queste gravidanze poi portate a termine ma molti morti o Morti, nati morti oppure morti poco dopo, eh, è per il fisico comunque estenuante, quindi eh, posso, posso credere quanto, quanto sia stanca. E si vede l'attrice qui è stata bravissima a farci capire proprio la stanchezza che lei, che lei prova. Eh, mi piace anche che, eh, altre due cose, il fatto che vediamo che Viserys. Um, per quanto appunto io sono sostenitrice del fatto che non sia un grandissimo re, però secondo me è una brava persona, è proprio una brava persona. E, um, e qui si vede perché sarebbe stato molto facile uh, dare la colpa a Emma per il fatto di non avere altri figli oltre Re Renira ma invece lui, Emma, cioè Emma sua, si vede proprio che l'ama tantissimo e non l'ha mai incolpata. Viserys mi fa molta tenerezza, si vede comunque lui tiene molto alla sua famiglia, uh, non è sicuramente un personaggio molto forte di spirito, però ha un forte attaccamento alla famiglia, questa cosa mi piace tantissimo. E poi un'altra cosa bella è come hanno inserito la, il sogno, che poi ci andrà a spiegare a fine puntata. Quindi, eh, come al solito, scrittura impeccabile. Quindi, in questo momento qui, che ovviamente non farò vedere perché è un po' cruda come, come, come scena, però vediamo Demon che, come ci hanno detto prima, eh, guida la City Watch. Eh, che sono appunto le guardie, le guardie dorate, credo le hanno chiamate nella, nella versione italiana. Comunque, ovviamente ditemi sempre perché io non me le ricordo le, i nomi italiani. Um, e che cosa va a fare? Va praticamente, siccome c'è molto crimine, allora va a sistemare un po' la situazione, ma ovviamente lo fa eh, con la violenza. Mi pare di ricordare che nel libro alcuni a King's Landing fossero anche. Passatemi il termine, ma d'accordo, perché comunque dopo questa azione qui eh, il crimine fu, diciamo, è rientrato, nel senso è riuscito sicuramente a tenere sotto controllo il crimine, ma dall'altra parte il massacro che fa è, va, va anche troppo oltre e quindi poi vedremo le, le ripercussioni di questa, di questa nottata per Demon. Bellissimo, ho letto che questo. Um... Queste, queste pietre che hanno usato, questi piattini con delle pietre, um, non, sono, non ci sono nel libro, però um, chi si è occupato della scenografia, ovviamente anche il creatore della serie, hanno avuto questa idea. Uh, per... È come se è un oggetto che sa simboleggiare che una volta che è lì il meeting comincia. Ed è un touch molto carino, anche appunto simbolico. Uh, non lo so, è una cosa appunto che mi dà proprio senso di. Um, di ufficialità quindi è stata una, un'aggiunta che mi è molto piaciuta a livello visivo oltre qui in questa scena riusciamo a capire che c'è un po' di maretta uh, aiutatemi a dire un po' tra eh, la, il, il primo cavaliere del re che è Otto Hightower e tra eh, il fratello del re che è eh, Daemon Targaryen Allora, raga, io adoro come inseriscono le cose cioè è, è sposato Damon ed, è, ed entra nella conversazione questa, questa informazione tranquillamente. Cioè, io Mi sentirete dire questa cosa un sacco di volte? Ma perché l'ho sofferta tanto uh, in, uh, nel trono di spade? Perché io non vi scherzo e sono una che le cose le guarda attentamente. Io prima che ho capito chi era chi ci ho messo sicuro due serie, non ve vorrei di tre, ma due serie tutte cioè ancora mi perdevo chi era chi non l'hanno spiegato così bene non ti settano bene chi sono i personaggi perché mh, o non lo dicono o lo dicono in momenti inappropriati in cui tu sei completamente preso da tutto ciò che sta succedendo che non ti ricordi effettivamente quello che ti stanno dicendo invece qui mi piace anche perché lo fanno in un contesto in cui si vede che ehm, Diciamo, si stanno, si stanno lanciando frecciate tra Demon e 8. Infatti, c'è ehm, Lord Valerion che eh, è d'accordo con l'operato di eh, Demon, ma invece, ovviamente 8 no. E 8 in questo momento qui attacca appunto tirando fuori la questione della moglie di Demon che Demon odia, mh, e penso e anche lei, anche rea odia. Odia Demon, um, che lui appunto ormai non va più alla valle, però in realtà voglio dire: ok, non ci va più. Però lui fa parte del concilio ristretto, mi pare è anche capo della City Watch, quindi insomma, non è che se ne può proprio andare a giro come vuole. Quindi non lo so, in realtà, nel senso, appunto, è un po' uno, uno sparare a caso solo per farlo arrabbiare, probabilmente per fargli dire cose inopportune su sua moglie, cosa che ovviamente eh, Damon ha fatto, perché non è che è proprio una persona eh, riflessiva, insomma, come tipo. Qui infatti risponde Demon che è morta la moglie di Otto. Cioè, cioè questo scambio è bellissimo, si capisce proprio quanto non si sopporti. No? Quanto è bravo Matt Smith. Fa delle faccette incredibili. Fighissima anche l'armatura comunque. Ok, mm, poi beh c'è una scena che non posso far vedere, però um, è una scena dove eh, Demon è andato al bordello con, eh, per incontrare la sua, eh, penso, amante preferita che è eh, Misaria. E qui appunto si vede che ehm, Demon comunque è preoccupato per la questione della successione. Um, e sicuramente sa che a Palazzo lui non è proprio ben, ben visto um, E quindi sicuramente ha paura pure del fatto che questo figlio che nascerà sia maschio Perché in quel caso lì eh, lui dalla linea di successione se ne va proprio di gran volata Bello ragazzi, il torneo, bello. bello Madonna, la regia è bellissima qui stupendo o un tarly in antenato di Sam. bello ragazzi mi emoziona anche perché uno dei miei film preferiti è il vestito di un cavaliere che è bellissimo se non l'avete visto guardatelo è tutto appunto sui um, tornei questi questi qui di questo genere qua bellissimo quindi sono troppo fomentata ho oh, anche qui un altro esempio di come sia come ti danno informazioni molto semplici, perché qui appunto c'è um, questo Baratheon, che mi sfugge ora il nome, però lo chiameremo: questo Lord Baratheon, um, che appunto chiede il favore di Renis. Uh, e si chiamano anche cousin, quindi è bello perché ti fa capire che uh, Renis, e non solo, e i Targaryen, sono imparentati con i, con i Baratheon. E basta così poco, no? fai di una frase nel momento giusto, dico. Ma bellissimi anche Renise e Corless come sono un sacco uniti, mi piacciono molto loro. Qui è carino anche tra Renira e, e Alicent che si vede che fanno un po' i gossippini no? tra, tra di loro, che è una cosa normale, perché infatti nel libro vediamo Sansa con Jane Pool, lo fanno spessissimo nel primo libro, perché è normale, cioè si, si, si tengono compagnia in quel modo lì, cioè, giustamente non c'è la televisione, quindi che fai? <ride> Parli di quello che succede a palazzo. Che disastro, signor Baratheon, non fa onore alla categoria. Anche le armature, guardate quanto sono belle! I colori, ognuno ha un colore diverso. L'elmo di Demon è meraviglioso. Anche qui è bellissimo che sceglie il, il primogenito di, di Otto, sempre per farci capire che appunto si odiano tra di loro. Che belle le riprese. Mamma mia. Minchia. Urca. Vabbè, questa sarà brutta, eh. Il cavallo sta bene. Beh, qui anche appunto il chiedere il favore di Alicent è sicuramente una mossa mm, come per far dire: vabbè, ma cioè, è il gioco, no? Cioè, non è che quasi ha ucciso tuo, tuo fratello, è il gioco. Eh, se sta a giocare. succede, succede. E quindi sì, è un po' come per fare in modo che gli altri che guardano, appunto, non è che prendono sul serio questa scelta che lui ha fatto, nel senso, è appunto è come funziona, si fa così. C'è questo sguardo tra Alicent e Otto che è molto interessante perché appunto già cominciamo a capire, solo da questo sguardo qui, quanto Otto abbia influenza nella vita di Alicent. Si vede perché appunto lei è come se vuole vedere la sua reazione a quello che fa. Anche più in là nella puntata vedremo quanto Otto ha influenza nella vita di Alicent. Mamma mia, vedete anche qui no? nella sua nonchalance la, la queen Renis, che è regina di tutti noi, eh, io la, la, la amo proprio, um, però è bello perché ti fa contesto della storia che stiamo vivendo perché, eh, visto che adesso qui c'è questo tizio, questo lord, non so di dove non ho visto il, il, il sigillo che eh, praticamente avendo perso è andato ad attaccare l'altro cavaliere, che è una cosa che si può fare in realtà. Um, praticamente eh, parla, parlando con il marito, che appunto pure lui diceva, cioè, non so se è proprio il modo migliore in cui possiamo festeggiare eh, l'arrivo, insomma, d'Esterede o il sangue, lei dice, vabbè ma lascia fare, che sono 60 anni che c'è stata una guerra, Fall, falli fa' tranquillamente, insomma, cioè si devono pur sfogare. Ti viene quindi da un contesto in cui, da un passato, in cui non ci sono state guerre. Sempre inserimenti molto intelligenti. Rémi's, rispetto al libro, è eh, um, una differenza come i Valerion, eh, però onestamente mh, non ho niente da dire al riguardo. Allora, Rémi's, che invece che avere. perché Rémi's è metà Baratheon, e diciamo che molto spesso, se tu sei imparentato con un Baratheon, comunque ti potrebbero uscire i capelli neri. E questo qui nel libro è il caso di Renice. Renis, infatti, ha i capelli neri, eh, ma mi piace il fatto che l'hanno tenuta con i colori Targaryen. Stessa cosa, eh, i Valerion invece nel libro hanno i colori Targaryen quindi appunto hanno pelle pallida, occhi viola e capelli eh, bianchi. Um, ma qui invece l'hanno cambiati, mi piace tantissimo, soprattutto perché sarà molto utile con il, il problema eh, del, della legittimità dei figli di Renira nelle prossime puntate, eh, perché mentre nel libro uno si deve attaccare al fatto che, okay, hanno i capelli scuri questi bambini, e ti devi attaccare al fatto che dici, vabbè, ma eh, c'è eh, Renis che comunque ha i capelli neri, quindi in realtà... Può anche uscire il fatto che cioè, questi bambini effettivamente abbiano i capelli scuri. Il padre ehm, è comunque per un quarto Baratheon, quindi magari si sono tramandati questo colore di capelli. Eh, certo, la cosa strana è che dici tutti e tre, vabbè, però comunque è un appiglio. Invece dopo, eh, nella serie, ehm, essendo loro comunque, ehm, non avendo loro i colori del padre in, in nessun modo... Questo dà ancora più um, alito al fatto, cioè in senso si dà la conferma che loro non siano figli di Lenor e dà ancora più legittimità al fatto che poi effettivamente è una guerra a scoppi, cioè è meno su pettegolezzo ma più effettivamente su, su fatto. E ci caratterizzerà anche bene poi Viserys su come, um, cioè, su come poi reagisce a uh, questa questione appunto dei nipoti, ma poi lo vedremo bene nelle puntate a seguire. Però mh, mi, mi piaceva insomma dire che questi cambiamenti che hanno fatto uh, anche qui, in realtà secondo me sono molto molto utili e funzionali uh, per uh, come la storia si va ad evolvere, quindi mh, sono scelte che veramente mi piacciono e ad approvo tantissimo. C'è anche stata la, la ripresa mh, importante sulle mani di Alicent, che appunto si vede che lei si strappa, le pellicine vicino alle unghie, infatti ce tutte tipo rosse, e proprio per farci capire che Alice è un personaggio, una ragazza eh, che in questo momento qui è proprio sommersa dall'ansia, quindi sicuramente per quanto sembri una ragazza molto carefree, molto, molto carina, molto, molto, molto gentile, no? così in realtà evidentemente se ha le mani in quello stato lì, ha qualcosa che l'angoscia È bruttissimo perché qui appunto Emma sta avendo un parto difficile, non riesce a, a partorire il bambino e quindi si arriva alla conclusione che o si sacrifica una o muoiono entrambi e questa decisione ehm, viene fatta ricadere su Viserys um, che... Eh, fa una decisione che io penso sia anche comprensibile per quanto terribile perché è una scena che veramente nonostante li conosciamo da due secondi raga perché la puntata è iniziata da 30 minuti e già hanno avuto il potere cioè già hanno avuto il potere di farmi empatizzare con Emma con la situazione di Emma mi hanno, mi hanno fatto empatizzare con la situazione di Viserys che è tantissimo perché in, nel trono di spade non ho empatizzato con nessuno, manco fino all'ottava serie. E quindi eh, ritrovarsi in questa situazione qui è molto molto difficile, eh, per il fatto appunto che um, lei, eh, lei è spacciata in ogni caso. E a quel punto lì, eh, che cosa fai? Fai morire anche il figlio oppure no? Cioè, è, so è una di quelle situazioni lì che non. Eh, è proprio difficile. Secondo me ti devi ritrovare nella situazione per poter. Pensare che cosa avrei fatto io, che cosa si poteva fare. Nel frattempo abbiamo la, il torneo che va avanti e abbiamo Demon che si scontra con ser eh, come si chiama? Crystal Criston? Oh. io mi chiamo Christian, dico tutto Criston! Oh. <ride> Criston! L'attore che fa visaris è bravissimo comunque. Bravissimo, e mentre tutti esultano qua, poraccia tanto che sta dentro al letto. Non... Cioè... Eccolo qua, la prima volta che lo vediamo senza l'elmo. Mi piace anche un sacco questa cosa dei favori, che sono queste coroncine che si mettono al lato e, se gli viene chiesta, poi la tirano al, eh, al cavaliere. Molto bello. Your Grace. No, questa cosa invece è terribile. Cioè, sto poretto sta piangendo vicino al corpo della moglie, quest'altro arriva manco. Madonna, mi dispiace per la regina. Oh, ha un figlio! Come se non fosse morta una cristiana. Oh, signore Dio! Che tristezza! Ridope non piange, però proprio. Cioè, è assurdo, non gli frega niente. È morta la regina, signore. Se ne è accorto, sì. L'attore che fa Visaris è bravissimo, comunque. Come non l'hanno nominato agli Emmi Non capisco. Tremenda, sta cosa. E comunque sono morti entrambi. Giusto il, il drago che ora appunto, eh, avrà il compito di eh, dare fuoco alla pira eh, di Emma e di Belon, eh, è appunto Sairax, che è appunto il drago di Reniera perché eh, Viserys non ha più il suo drago, Viserys è l'ultimo dragon rider del, del più grande drago che, eh, che di cui ci sia memoria e anche il più, il più vecchio insomma, che era Balerion ehm, Balerion eh, era, era enorme, era molto molto antico, era uno dei pochi eh, draghi che avevano no, mi sa, è l'unico drago, in realtà, tra quelli che hanno, um, a aver visto anche Valeria. Era il drago di Aegon, il conquistatore, e l'ultimo rider di questo drago è stato, è stato Viserys, però poi Valerion è morto, quindi ora Viserys è senza drago, non ha preso poi un altro drago. Quindi ora questo ingrato compito, questo triste compito, eh, spetta a Rhaenyra. Questo ecco, è, è, è triste perché se uno si mette nei panni di, di Renira, comunque fino a questo momento, lei si sente eh, già da meno rispetto appunto a, a questo fratello che è, è, anche, è, è subito morto. Lei per il problema appunto sempre della società, quindi lei non essendo un maschio, um, è sempre, diciamo, ha sempre vissuto con il padre che comunque ricercava. Questo, questo bambino, questo, questo erede maschio, tanto appunto da eh, comunque eh, far vivere alla moglie cinque gravidanze senza risultati, ma comunque continuare a provarci. Quindi il risentimento di, di Renira mh, ovviamente è comprensibile per il fatto che. Tu intanto non ti senti accettata nella tua in, nel, in chi sei, perché semplicemente per il fatto che sei donna, non perché tuo padre non ti vuole bene, è semplicemente per come tu sei nata, non è che ci puoi fare molto. Perché comunque questa ricerca costante del padre mh, è un po' difficile, comunque non imputarla a biseri, da, da figlia, eh, eh, non imputarla comunque a Viserys per il fatto che dice: Cioè o oh, hai dovuto insistere questo a cercare questo maschio e guarda dove ci ha portato. Da figlia, ovviamente, eh, o da figlio anche. Che eh, comunque è, è comprensibile. Mi è perché qui c'è, cioè, non lo so, um, io penso che otto era proprio il um, come si chiama lo scenario in cui sperava, e questa cosa qui me la confermerà una scena dopo in realtà. Um, ma qui è terribile il fatto che c'è, cioè, penso la mattina stessa c'è stato il funerale, e tu um, e voi già subito dovete discutere di cacchio di successione come se sia un problema vostro. Cioè, è un problema anche loro, ma fino a una certa, cioè, almeno fai passare la notte a sto cristiano che dorme un attimo, che pianga per conto suo, no? Invece, tu subito, voi subito iene ve dovete mettere là, a, non lo so, a cercare di capire che cosa, che cosa si deve fare. Cioè, è una cosa tristissima, questa. E qui, perché vi dico che secondo me già 8 sta macchineggiando? Perché, cioè, la legge parla chiaro, se il re è senza i re di maschi, e Il trono passa al maschio più vicino. Ora c'è Demon per quanto uno possa non essere d'accordo con, eh, con chi Demon sia, perché capisco i, eh, diciamo quando uno non è, è un po' restio, però comunque per legge il trono è il suo. E invece Otto qui sta facendo una cosa eh, molto particolare: che secondo me ha due gol: intanto togliere Demon di torno, perché gli sta sulle palle, quindi se lo vuole le va di torno. Secondo, dare questo trono perché sarà proprio Otto a suggerire Rhaenyra come erede, cosa che ovviamente va contro tutte le tradizioni di Westeros, e perché secondo me per il fatto che lui già ha in mente di cercare di circuire Viserys usando la figlia. E che cosa vuol dire? Che se io riesco a dare a Rhaenyra... Uh, il, la successione ma poi Viserys avrà comunque magari dei figli maschi sarà molto più facile togliere Rhaenyra di mezzo, proprio anche il concilio sarà molto più incline a seguire quello che, insomma, che io dico perché è figlio di Viserys è maschio quindi adesso di Rhaenyra non abbiamo più bisogno quindi secondo me questa mossa di Otto non è tanto perché lui crede in Rhaenyra e vuole effettivamente che Rhaenyra sia regina ma perché Rhaenyra è molto più facile da spostare Secondo Otto. E qui ancora si vede quanto uh, Viserys metta in prima, uh, in prima linea uh, la sua famiglia, uh, nonostante, appunto, Damon sia una figura scomoda all'interno di, uh, di, di, di Approdo del Re. Lui, però, continua a dire è mio fratello, quindi, siccome è mio fratello, lui merita un posto nella mia corte, anche se tutti gli altri non sono proprio super, super contenti di questa. Di, di questa scelta, qui ancora non mi sono fatta un'idea. Infatti, ditemi voi che cosa, che cosa pensate. Se questo sorrisetto qui che fa Demon adesso che Viserys dice che, um, che Demon non lo ucciderebbe mai, che comunque um, è ambizione, però non è che eh, vuole il trono, e lui qui ride, qui non riesco a capire che comunque per me Demon rimane sempre una, una figura molto. Uh, molto molto ambigua, devo essere onesta, uh, non so mai effettivamente lui quanto tenga gli affetti che ha intorno uh, rispetto ad altri personaggi, e invece qui Damon io non riesco a capire se ride come per dire ah vedi mi sta difendendo, o invece <ride> puretto io in realtà se mi potessi sedere sul trono ne sarei molto felice non lo so, io, De Mio, opto più per la seconda. Però, ovviamente, fatemi sapere voi che cosa pensate. che sono sempre, mi, mi piace sempre sapere che cosa pensate. Qui, però, eh, ripeto, si vede quanto, eh, a mio parere, Viserys sia una persona buona, una persona appunto che farebbe di tutto per la sua famiglia. Lui continua a difendere il fratello anche con tutti insomma, gli errori che fa o le cose discutibili che fa. Eh, cazzo, diglielo, Iseris. E qui comunque mi, mi spezza perché, cioè, nel senso... Veramente, ripeto, qua Paradonna è morta manco penso il giorno prima. Cioè dategli un attimo di tempo a Stomo no, adesso stanno tutti a fare, devi scegliere tra Demon, tra Renira, o anche Gorlis, Ma no, no ma c'è pure mia moglie che per carità c'è, che infatti dice è la figlia di Jeris, non capisco perché questa deve essere bypassata. Sì ho capito, però ormai la linea è andata a lui, cioè non possiamo tornare indietro, ma più che altro fatemi dormire di Seris cortesemente. Eccolo, perché vi dico che secondo me Otto aveva già tutto, cioè era lo scenario che lui si, si prospettava per questa scena qui che c'è adesso. I Offer him comfort. No, è, è proprio è assurdo. Io mi ricordo, cioè, nella mia memoria me lo ricordavo tipo la puntata dopo e invece subito Gliel'ha mandata subito in stanza. Ma che bastardo infame! Manco un giorno è passato, già ce la manda Che bastardo infame! Poretta, madonna. Bello. Un costruttore. Viserys. Lady Bello Hightower, suo grace. L'attrice è bravissima, eh, perché si sente proprio nella voce il fatto, l'ansia che ha, cioè che parla con questa voce, molto. Eh, con tanto fiato, intanto dentro, che proprio è, è bassa bassa, anche veloce, parla anche veloce, eh, è, è veramente molto brava, proprio si sente che è totalmente a disagio, cioè che preferirebbe essere da tutt'altra parte. Cioè rispetto a come parla con Viserys, rispetto a come parla con Rhaenyra, si sente molto la differenza. Sto vestito è bellissimo, comunque. Io qui, oh, devo dire, per Alicent, ma anche per Rhaenyra, però... Da, soprattutto da, da giovani io per, per Alicent provo tantissima tenerezza quindi eh, mi sentirete molto spesso parlare di lei tipo 'Dio Poretta' quindi che io per Alicent provo, provo veramente, veramente tanta, tanta, tanta tenerezza. Qui c'è un scivolone di Demon adesso che dico: Madonna santa, ma non c'è niente da fare! Sì, perché. Perché lui va a festeggiare no, adesso con, eh, perché, mo, con le sue guardie. Fai i brindisi sì, al, al nipote, il, il, the heir for a day, cioè l'erede per un giorno, veramente, demon cortesemente. Poi dici che quello si incazza. Ma poi dico anche tu, no? Cioè, ma stai a King's Landing? Io non lo so, magari era un posto con meno spie, non sa, so, aspettava, ma santo c'è. Cioè, oppure confidava nel fatto che il fratello lo difende sempre, ma qui hai eh, sgravato, frate, posso dire. E qui è bellissimo, è bellissima questa entrata, perché vedete Viserys che è seduto sul trono, con la spada in mano. Qui, questa cosa qui nel libro, ne parlano molto spesso, è proprio una tradizione di Westeros. Di solito, quando un re eh, o un lord convoca o invita un altro lord a casa sua, non deve mai farsi vedere con una spada in mano. E questo perché? Perché avendo una spada in mano, soprattutto sguainata, tu stai praticamente dicendo all'ospite che non è il benvenuto e che appunto e, e qui è, è fatto benissimo perché sapendo questa, questa tradizione qui che va contro l'ospitalità è proprio per settare, per far capire a Damon appena entra che non è il benvenuto a King's Landing quindi ha perso l'appoggio del re è bellissima questa cosa un secondo son che sta per ineritare nulla che non lo vede per sé Otto Hightower è un uomo più onorabile di chiunque potesse essere non ti protegge, io lo proteggerò Yourself. You're weak. Your Oddio, cioè, nel senso: um, Ripeto, io Demo non so mai come come interpretarlo da un lato sono d'accordo nel senso che probabilmente cioè che lui ha capito che Otto non è proprio una persona di cui uno si può fidare ciecamente Otto mi ricorda molto molto Tywin sono diversi ma simili eh, in molte cose um, e non è, non ti puoi fidare di, di, di Otto questo, questo sono d'accordo però la sua... Mh, cioè, la sua, il suo parere del fatto che Viserys dovrebbe sceglierlo come primo cavaliere semplicemente perché è suo fratello? Eh, oddio, non proprio secondo me: nel senso non è detto che perché uno ha lo stesso sangue. Allora, non che non si debba fidare, perché non si tratta di fiducia, ma si tratta anche proprio di capacità, nel senso Damon appunto è molto, è molto passionale come tipo, è uno che non ragiona tantissimo, cioè molto preso dal momento, è molto ambizioso per carità calcolatore, quello sì, però oddio, vederlo proprio come Hand of the King non, non, non lo so, questo, questo non lo so. Poi un'altra cosa, che sicuramente poi Viserys appunto sia, sia un, una persona debole di spirito, quello, quello, sì, quello sì, ha ragione. Um, però um, non lo so, nel senso, è, è un personaggio che, che è facile, cioè una persona facile da manipolare, effettivamente lo vediamo. E non so se questa cosa qui, eh, demon si sarebbe trattenuto in realtà, perché appunto vediamo che eh, non si fa scrupoli a comportarsi in determinati modi, quindi... La sua buona fede posso solo sperare che ci sia, ma io non la do per scontata. Poi ovviamente ditemi cosa pensate di Demon nei commenti. Quindi non so, non so a, chi dare, a chi dare ragione. Però sicuramente Demon non andare in giro a fare il brindisi eh, sul fatto che tuo nipote è morto e che mo tu diventi re perché se tuo fratello lo scopri, giustamente si incazza e te manda a cagare sulla valle, capito? Nel senso. Io te lo dico da amica cuore. Bella questa cosa perché mh, appunto si dà molto per scontato che i draghi seguano i Targaryen perché loro sono i Targaryen. In realtà non è così, quindi mh, è, è bello che l'abbiano specificato, nel senso perché appunto ti fa vedere che è una famiglia con un grande potere, però un potere che è, è molto instabile, nel senso il drago, come dice Viserys. È un'illusione che loro lo, lo controllino, quindi è, è, è molto interessante come, eh, come, come visione, perché ovviamente le altre famiglie, che noi sappiamo dalle altre famiglie ovviamente, perché in A Song of Ice and Fire abbiamo solo Daenerys e ormai i draghi sono estinti da parecchio, quindi tu. Vai avanti, diciamo, a, ai racconti degli altri, quindi gli altri non essendo Targaryen, giustamente dicono, uh, è questa famiglia appunto che controlla ste bestie, e questo controllo ce l'hanno solo loro, e, e capito, cioè sono proprio, i, i draghi rispondono ai Targaryen, quando invece tu poi entri dal punto di vista di un Targaryen che ti dice, è un'illusione, quindi comunque ti mette in prospettiva, che è una cosa molto interessante, che è, uno dei punti di forza, secondo me, della serie di Asong Goes in Fire è il fatto che la verità è sempre nel mezzo: nel senso, non c'è un personaggio che ti dice la verità assoluta, eh, perché è sempre un po' di informazioni da di qua e di là, e ancora bisogna vedere poi. Qual è la verità? La verità assoluta, ovviamente, che si saprà andando avanti nei libri. E questo succede con personaggi, con, ehm, che ne so, anche con leggende, con profezie, con eh, storia antica. È una cosa che io trovo super affascinante perché credo che sia una cosa. Eh, Effettivamente molto veritiera. Nel senso, se uno pensa anche che ne so, alle, alle leggende, ehm, che ne so, dei romani no? o, o dei greci. Eh, a noi sono arrivate così, ma chissà loro come, come le vivevano, perché le pensavano in un determinato modo, se ci credevano effettivamente oppure sapevano che era semplicemente una, eh, una storia no? per spiegare determinate dinamiche. Quindi è molto interessante perché ovviamente negli anni. Le, le informazioni cambiano, quindi tu hai una traccia di quello che effettivamente è, è stato detto o che effettivamente è successo. Quindi è molto molto interessante, è una cosa che a me piace tantissimo di questa saga. Non credo di averla mai vista in altre saghe, ma uh, qui è proprio è fatta benissimo. Anche questa cosa qui che dice il fatto che i Targaryen devono capire. Che il loro, cioè non si devono sentire degli dei, perché siccome non lo sei effettivamente, cioè fai presto a cadere per terra se non sei consapevole del fatto che um, il potere che tu hai non è che risponde al tuo comando perfettamente. Um, quindi è molto interessante perché mh, giustamente per essere re tu o regina tu devi avere comunque la consapevolezza di quello che tu sei, di quello che puoi fare, di quello su cui hai il potere. Perché, se te la credi troppo, è chiaro che è molto, molto facile nel momento in cui qualcosa scappa fuori dal tuo controllo che tu finisci a zampe per aria. Quindi, eh, è, una, è un insegnamento molto, molto importante questo. Come, eh, que, co, questo discorso che fa Viserys. Mm, ripeto, eh, si rivede ancora quanto eh, Viserys anche sia. Una brava persona perché no, nessuno gli diceva che doveva scusarsi con Renira per gli anni appunto anche che dice lui sprecati a cercare un altro erede, nel senso senza che uno forzava troppo. L'erede ce l'ho ed, ed è lei. Uh, ora, uh, quindi mi, mi, piace, mi piace questo scambio qui e Viserys è un personaggio che mi piace molto. Qui c'è un'altra cosa molto bella che in, in, nel trono di spade non abbiamo mai visto. Cioè i giuramenti e come si fa un giuramento. Cioè, io sto per piangere, ragazzi, proprio mh, so, so, sono emozionatissima. Ogni volta che vedo questa serie mi emoziono sempre di più, cioè che appunto dici da dove vieni e fai il giuramento ed è un giuramento a cui teoricamente dovresti rimanere legato. Ricordiamo che nel mondo di A Song of Eyes and Fire fare, i fare un giuramento è molto molto importante. Vero serie che ridiamo sempre i giuramenti di voi? Fate a me, giuramento anche ce frega! No, invece in Asango Fire è molto importante. Um, e qui appunto li vediamo: vediamo appunto Corlis che fanno appunto questo giuramento a eh, Renira, che sarà anche importante per gli equilibri durante poi eh, la, la danza dei draghi. Appunto, c'è chi rimarrà fedele a questo giuramento qui, eh, come appunto eh, i Valerion ma anche gli Stark per esempio e chi invece eh, si rigira e va poi dalla parte dei, dei verdi perché dico si rigira perché se tu hai fatto un giuramento dove prometti e giuri che la tua regina sarà Renira tu non te ne puoi andare a fanculo perché poi c'è un maschio perché ormai hai fatto il giuramento cioè se tu fai un giuramento funziona così se ancora nessuno aveva giurato ognuno poteva fare il cavolo che, che gli pareva insomma e anche la faccia che fa che fa li sente molto interessante perché penso appunto che siccome il piano del padre sia molto ben chiaro e eh, lei sicuramente già lo sa, sicuro si sente anche in colpa del fatto che, che sta facendo questa cosa alle spalle della sua amica tipo ecco gli, 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 gli Hightower tower questo giuramento qui non lo mantengono perché appunto dici sarò fedele a Viserys e alla sua erede Renira e invece poi dopo tutti i giri quindi è molto molto interessante questa cosa. The Iron the in the Mi piace anche tanto, appunto, che eh, da questa serie qui si capisce che il, il ruolo del re sia un ruolo molto molto difficile da tenere, molto pericoloso. Invece, nell'altra serie. L'hanno molto fatto passare come se è una passeggiatina di salute, nel senso che una volta che tu stai su quel trono va tutto bene, in realtà no, perché lì poi tu ehm, avrai tanti nemici, quindi nel senso se poi qualcuno vuole anche ribellarsi a te, il, ehm, il punto, il, il suo obiettivo sarà farti morire a te. Quindi eh, è molto interessante che trattano il, ehm, il potere come secondo me. Uh, va trattato dopo aver letto comunque il libro Cioè il potere del re è molto, è molto instabile Diventare re non ti salva comunque Se il paese sotto di te non è unito O anche se le persone intorno a te non ti ci vogliono Egon alone a Beh, allora, intanto c'è. Cioè... Bellissimo questo, questa prima puntata dove si capisce tutto, dove hai visto tutto, eh, bellissima. Allora, eh, io però prima di salutarci volevo parlare dell'ultimo appunto, dell'ultima scena. Soprattutto della storia del, del sogno di, di Egon, cosa molto molto interessante perché fino ad ora noi nel libro non lo sapevamo di questo sogno di Egon. Se io non mi sbaglio, ovviamente eh, ricordatemi se, se sbaglio, ma mh, appunto er eh, io mh, da quello insomma che mi ricordavo. Eh, era mh, venuto insomma per la conquista, eh, cioè la conquista è arrivata dopo, non si è mai capito mh, perché poi a un certo punto si era deciso di, eh, di, di conquistare. Uh, quindi è molto molto interessante il fatto che eh, anche Egon abbia avuto un sogno. Quindi qui mi piacerebbe poi che ognuno sotto, eh, dica quello, quello che pensa perché mh, secondo me da qui eh, ci possiamo ricollegare. Ehm, al, a Song of Ice and Fire, ai libri ma la cosa che, che mi interessa molto eh, è appunto è come hanno anche assemblato in fase di editing questa scena qui ci sono tante figure che ancora non si sa bene chi è chi, chi, è, chi, chi non è Azor Ahai, Prince of the West Promised però qui ehm, la cosa che a me ehm, subito mi, mi, mi attira l'attenzione Um, e vi spiego perché io sono. Allora, um, chi, per chi mi conosce, uh, sa uh, già che io sono. Um, um, conosco molto bene la storia di Bran. Uh, Bran è il mio personaggio preferito: è un personaggio che ho letto tantissime, tantissime, tantissime volte. Um, e quindi mi risulta molto, molto facile quando trovo dei riscontri con il suo personaggio che subito l'attenzione mi, mi salga. Uh, quindi è per quello che infatti chiedo anche a voi perché sicuramente ognuno ha il suo personaggio preferito e sicuramente conosce benissimo il suo personaggio preferito, quindi magari uh, gli arrivano anche altre informazioni. Io qui, uh, da, da persona che conosce, che conosce bene il personaggio di Bran, uh, ci sono delle cose che mi hanno attirato molto l'attenzione. Uh, intanto, appunto, che Egon ha avuto un sogno che gli ha predetto il nord e Bran. Farà un sogno molto simile nel primo libro, um, proprio prima del, del suo risveglio dal coma. Bran farà questo sogno in cui un corvo con tre occhi lo, lo guida per tutto, per tutto il mondo, in realtà, perché prima passerà per Westeros, vedrà le sorelle, il padre, dopodiché andrà ad Essos, dove vedrà tre draghi, va anche ad Ashai delle Ombre, dopodiché torna indietro verso il nord dove vede John alla barriera, dopodiché va oltre la barriera e lì um, vede il vero nord. E c'è tutta questa, insomma, questa dinamica in cui lui deve, deve volare perché lui sta cadendo, quindi deve volare, una volta che riesce, fa questo giro del mondo, quando finalmente arriva a vedere questo nord e soprattutto a vedere il vero inverno, um, il corvo con tre occhi che sta con lui e gli dice: Ora sai perché devi sopravvivere, perché doveva decidere se vivere o morire durante la caduta, perché l'inverno sta arrivando. Uh, e quindi insomma l'ho trovata molto interessante che anche Aegon come Bran abbia avuto un, um, un sogno uh, appunto sul, sul nord e da questo sogno qui noi capiamo che Bran. È strettamente legato alla sopravvivenza eh, dopo l'inverno. Tant'è che infatti quando lui eh, si sveglia dal, dallo stato comatoso, la prima cosa che fa è dare il nome al suo metalupo e lo chiamerà estate, summer. E un'altra cosa che mi ha colto l'attenzione eh, su, su Bran è stato il fatto che mentre dicono questa cosa qui: a parte ci sono gli Stark, ma perché probabilmente stanno parlando del nord e che questa minaccia arriverà appunto dal nord, giustamente il nord è degli Stark, ma eh, anche il fatto che mentre parla, mentre dice questo sogno, l'ha chiamato la canzone del ghiaccio e del fuoco, eh, vi si stringe il pugnale che ha addosso, che, che indossa, e il pugnale che lui indossa è il pugnale con il quale ehm, l'attentatore di Bran ha cercato di uccidere Bran. Ora, la cosa che più che altro mi ha colto l'attenzione è che io non credo, ma ovviamente se è diverso, ditemelo, che nel libro, eh, a parte questa daga essere l'arma la, che ha quasi ucciso Bran, non credo che sia. Che, che faccia altre cose, nel senso, anche perché come viene descritta nel libro è una daga molto normale, cioè non è, non è fancy, non è, non è fashionista come questa che vediamo qui. Um, quindi mi ha, mi ha molto colpito, insomma. Cioè il fatto che, appunto, parlando della canzone uh, del ghiaccio e del fuoco, lui stringa questo pugnale qui, che all'interno dei libri non è importante. Um, però è un, è, un, è un pugnale che è eh, strettamente legato alla storyline di Bran. Um, anche perché, appunto, Bran ha parlato nel, primo, nel suo primo capitolo di A Clash of Kings: parla proprio del fatto che lui, quando sente i lupi ululare, um, è come se sente che lui li capisca, quasi come se fosse una lingua che lui una volta sapeva ma che ora non conosce più. Quindi ha sen questa sensazione, e dice: Se io fossi un lupo, riuscirei a capire. In inglese dice: I would understand, understand the song. Quindi mi interessa per il fatto a song of ice and fire. Ovviamente, come tutti, eh, ho le mie teorie su, sull'andare avanti eh, del, del libro. Eh, se volete, possiamo anche provare a fare un, non lo so, una rubrica apposita. Uh, ci avevo pensato, ma ancora non so esattamente come, come organizzarla. Mi era stato anche proposto magari uh, con i punti di vista, quindi magari discutere di ogni personaggio um, e di come può andare a finire. Non so se magari è un tipo di rubrica che vi può interessare, di cui vogliamo discutere insieme. Se avete anche appunto un, un modo in cui vi piacerebbe sentirmi parlare di. di di teorie fatemi sapere ovviamente nei, nei commenti eh, detto ciò eh, questa era la prima puntata della bellissima serie <ride> house of dragon che dite se vi piace questo format intanto ho calcolato le, le settimane di modo che dovremmo arrivare ad agosto che una volta che abbiamo finito dovrebbe uscire la serie ma eh, ancora il giorno preciso non c'è, quindi io spero che per il calendario che ho fatto andrà tutto bene, se no devo risistemare il calendario. Perché sì, ragazzi, ho fatto un calendario, ce la possiamo fare. Quindi spero che ehm, riuscirò appunto a, fare, a farvi vedere tutta la serie, di modo che una volta che abbiamo finito la prima serie possiamo cominciare a commentare la seconda. Ancora la seconda non so se fare un video così. Uh, oppure, se vogliamo fare delle live e ne, ne discutiamo insieme, fatemi ovviamente sapere cosa, cosa preferite. Quindi, io anche per oggi ho finito di uh, guardare una serie. Oggi, <ride> come al solito, è stato un piacere. Uh, vi ricordo che. Se uh, avete uh, teorie di cui vogliamo parlare, personaggi che vogliamo analizzare, altre rubriche da creare o uh, scene della serie che vi hanno fatto altamente cagare, ovviamente non di House of the Dragon ma di, <ride> di Game of Thrones, um, fatemi sapere tutto nei commenti. Se volete potete anche seguirmi su Instagram. E niente, io come al solito mi levo dalle balle ed è stato un piacere. Ci vediamo martedì prossimo con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao Più che altro quelli fuori mi preoccupano. È un po'. Cioè, Ma perché questo parte da solo? Non mi dà un attimo di respiro, mi mette l'ansia. Ah, grazie per i calzini. Prego. Vado. Vai, vai. Ok. <coughs> parlo più. No, 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 connected. Mi immagino, la miseria, che sei connesso? Ma non è. <ride> Se c'era un per perché odio... guarda, se era fatta male sta serie e facevo perché odio era Cristian la <ride> e eh, anche perché, appunto, aspetta, me sono persa, eh, devo dire qualche altra cosa. Uh... Oh.